Grazie, grazie di cuore Cecilia. E ringrazio anche le amiche e gli amici di Gabrielli, eh, che sono non compaio. Ecco. E ringrazio Claudia, ehm, Fanti, eh, le relatrici, i relatori di questa mattina, della splendida mattinata. È stata veramente una, una mattinata ricchissima. E poi chi l'ha resa possibile anche dal, dalla parte tecnica, le traduttrici, ecco, veramente grazie. E, e ringrazio poi la vita eh, di avermi fatto incespicare ecco, su questo nuovo eh, paradigma che io definisco inquietante. Il posteteismo teismo lo, lo penso come un dato inquietante perché, perché mi inquieta nel senso positivo del termine, eh? non mi lascia tranquillo. Eh, oggi sono approdato a, a questo punto, eh, a riflettere su queste cose, su questa realtà. Non so dove mi porterà domani, ma una cosa è certa, eh, che indietro non si torna, mh, che, che indietro non mi è dato tornare. Ecco, è una via ecco credo che il post-eteismo eh, sia una via senza ritorno. Mh. E questo me lo dicono anche tante amiche, tanti amici, quando eh, si accostano a questo nuovo modo di pensare la fede, la divinità. Ecco, eh, mi dicono: Ma adesso no, non si può più tornare indietro. Ecco, è un dato importante. Questo è proprio un, è un passaggio di soglia. È un passaggio di soglia. Il posteismo è eh, una strada senza ritorno, un passaggio di soglia da cui appunto non si dà ritorno. Mi inquieta perché mi muove, eh, mi, mi obbliga a lasciare la zona di comfort mh? del sempre si è fatto così, è giusto così, è vero così. E allora eh, è inquietante proprio per questo, perché eh, ti smuove, ti, ti toglie dal tuo eh, calduccio, ecco, no? intellettuale, eh, diciamo religioso, ecco. Ma, eh, come ebbe a dire il grande Julian Green, finché siamo inquieti possiamo stare tranquilli. Eh? E, e sono gra grato anche a questa compagnia di donne, di uomini che hanno il coraggio di spendere del tempo ad approfondire questa follia, questo paradigma per molti folle, ecco, impensabile, inaudito, nel senso di mai udito: eh? inaudito vuol dire questo e hanno coraggio di perderci del tempo, di impiegare forze, energie, eh, perché sentono che è qualcosa di vero, tra virgolette, uso vero, ossia eh, corrispondente alla ragione, innanzitutto, e, e quindi al cuore, perché è vero ciò che è corrispondente alla ragione e al cuore. E, recupero due brevi racconti per iniziare il pomeriggio. Eh, due, due raccontini ecco, no? eh, però se, secondo me significativi, eh, tanto per iniziare con leggerezza. E quel primo è tratto da un volume che uscì, penso, fece anche molto successo negli anni 90, penso. Eh, era di un gesuita e di un gesuita indiano, scrittore psicoterapeuta, si chiamava Anthony De Mello, che vide i sorci verdi, tra l'altro... A causa di un personaggio che poi divenne anche papa, ecco tra l'altro, vi leggo la, la storiella. C'era una volta un uomo che aveva inventato l'arte di accendere il fuoco, prese i suoi attrezzi e si recò presso una tribù del nord dove faceva molto freddo, insegnò a quella gente di accendere il fuoco. La tribù era molto interessata. L'uomo mostrò loro gli usi per i quali potevano sfruttare il fuoco, ad esempio cuocere il cibo, tenersi caldi. E quelle persone erano molto grate all'uomo per quanto era stato loro insegnato sull'arte di accendere il fuoco. Ma prima che potessero esprimergli la propria gratitudine, egli eh, scomparve. Non gli importava ricevere il loro riconoscimento, la loro gratitudine, gli importava il loro benessere. Si recò in un'altra tribù dove nuovamente iniziò a dimostrare il valore della sua invenzione. Anche quelle persone erano interessate, un po' troppo però per i gusti dei loro sacerdoti, che iniziarono a notare che quell'uomo attirava la gente mentre essi stavano perdendo popolarità. Così decisero di liberarsene, lo avvelenarono, lo crocifissero, non ricordo più. Ora però temevano che la gente si rivoltasse contro di loro e così fecero una cosa molto saggia, persino astuta. Fecero eseguire un ritratto dell'uomo, lo montarono sull'altare principale del tempio. Gli strumenti per accendere il fuoco furono sistemati davanti al ritratto e la gente fu invitata a venerare il ritratto. E gli strumenti del fuoco, cosa che fecero ubbidientemente per secoli, secoli. L'adorazione e il culto continuarono, ma non fu mai usato il fuoco. Lo trovo significativo questo racconto perché mi richiama a un, un passo del, del Vangelo, in Luca, quando Gesù dice: Sono venuto a gettare il fuoco sulla terra. E quanto vorrei che fosse già acceso ma i sacerdoti della tribù hanno continuato hanno con e continuano spesso a insegnare la venerazione del totem piuttosto che a far fare esperienza del fuoco quel fuoco che è venuto a gettare in nazareno e chiamano questo e giustificano con questo con una parola tradizione c'è un musicista che amo molto, si chiama Gust Gustav Mahler, che ebbe a dire in una sua lettera mh, che la tradizione non è il culto delle ceneri, ma è custodia del fuoco. La tradizione non è culto delle ceneri, ma custodia del fuoco. Ecco, mi pare intravedere finalmente con questo paradigma che si sta affermando una spiritualità, una moltitudine di persone, che soffia sulle ceneri, disposte a diventare custode del fuoco. E poi, secondo racconto, ecco, e poi cedo la parola al primo relatore, è un, una poesia antica, un grande poeta sufi, eh, quindi siamo nell'antichità ormai, si chiama Rumi e lui eh, ebbe a scrivere questo. Un semplice pastorello inginocchiato invocava Dio dicendo: "Io ti amo molto, mostrati a me in modo che ti possa pettinare i capelli, toglierti gli insetti, darti da bere del mio latte migliore, prepararti un fresco giaciglio". Mosè, che per caso passava da quelle parti, udì queste parole che gli sembravano bestemmie e gli spiegò irritato che Dio non ha capelli, non ha piedi né mani. Allora la parola di Dio, rimproverò Mosè, con bellissime parole. Questo povero sbagliava, ma mi cercava con sincerità di spirito e quindi tu non dovevi trattarlo così. Perché ho recuperato questo racconto? Perché dobbiamo pensare eh, e dirci che il post-teismo, questo nuovo paradigma, eh, è una proposta, mh, non è una, una, una verità gettata in faccia alla gente. Ai fedeli. Quindi, se aiuta a maturare, a dilatarsi, a diventare adulti, se, se pe si percepisce che faccia bene, allora la si approfondisca, la si segua, ma chi fa fatica continui pure a camminare nel vecchio paradigma. Non siamo qui a proporre qualcosa, una verità politica, questo è importante, ma qualcosa di, io credo, ragionevole appunto come dicevo prima, corrispondente alla ragione, al cuore, e quindi per questo vero, ma non a verità politica. In questa seconda sessione cercheremo assieme ai relatori di rispondere a una sorta di domanda ecco, che ci siamo posti. È possibile eh, dirigerci oggi verso un cristianesimo post-teista? Post e se sì, qual è il percorso da intraprendere? E proviamo a approfondire questo con due giganti ecco, del panorama del pensiero teologico mondiale, José María Vigil e Mary Judith Ress.